convegno è estremamente interessante. Il tema di fondo è come le strategie di investimento debbano evolvere in modo da garantire a fondi e casse di raggiungere le performance che sono indispensabili per poi poter permettere il pagamento di pensioni o di assegni integrativi ai propri iscritti, in un contesto di riferimento di mercato in cui tassi di interesse sono in discesa e dove le opportunità di investimento si riducono. Quindi la necessità di sviluppare strategie alternative di investimento e la verifica, per quel che mi compete e quel che compete all'autorità di vigilanza, della possibilità, sulla base delle regole in vigore, di poter perseguire queste strategie. E se questa è la domanda, la risposta direi senz'altro positiva, perché la normativa di riferimento prevede la possibilità che gli investimenti siano ampiamente flessibili, ampiamente diversificati, ma pone una condizione che si ritrova in più sedi, leggi, regolamenti, istruzioni Covid e anche direttive comunitarie. La condizione, presupposto per poter operare in questo modo, è dotarsi di strutture adeguate e avere processi chiari ed efficienti per la gestione dei rischi.